nuvole di polvere. L'estate. Maggio era il mio mese preferito. L'aria calda faceva brillare le fronde inondate di sole e si intrufolava tra l'erba dei prati, volteggiando carica di profumi e vibrante di vita. Con lo sguardo cercavo i fiori, chiamati occhiolini della Madonna, che punteggiavano i prati con il loro blu intenso. Avvizzivano subito una volta estirpati, mentre sul prato o tra le crepe dei marciapiedi sembravano bollicine azzurre di idrolitina della felicità. Nel mese di maggio si stava bene, sia al sole che all'ombra. Si stava bene di mattina, appena svegli, e anche la sera, che era dolce e profumata di gelsomini. Non volevo ammetterlo, ma mi piaceva anche perché era il mese della Madonna. Una donna qualunque, che non aveva nessuno con cui entrare in combutta, al contrario della Trinità. Attraversando il parco con la sacca della palestra in spalla, o pedalando senza mani di ritorno da scuola, nelle gambe che spingevano i pedali, scorreva gioia e potenza. La sentivo dentro di me, sotto forma di bollicine frizzanti di buon umore. Una forza che mi traghettava oltre le mie paranoie. Flavio era venuto a vedermi al saggio di fine anno di arti marziali, al palazzetto dello sport di Monza. E sugli spalti c'erano anche Elga e Antonio. Questa era una circostanza paragonabile a una malattia rara, per la frequenza in cui si verificava. Mi cimentai nella caduta in avanti, saltando 6 persone accucciate e attraversando un cerchio di fuoco per atterrare in capriola laterale senza materasso. Poi eseguii una forma figurata di tecniche di attacco e difesa, simile a una danza orientale, e infine un combattimento simulato, che terminava con una sforbiciata al collo e un annientamento definitivo del mio avversario. Nel numero finale il maestro tagliò con una scimitarra affilatissima un'anguria posizionata sulla nuca scoperta del suo allievo prediletto, a occhi bendati, dopo aver frantumato diverse mattonelle con calci volanti e taglie di mano. Il pubblico era in visibilio, tutti si alzarono in piedi per applaudire. Negli spogliatoi l'atmosfera era frizzante. L'idrolitina della felicità era penetrata anche laggiù. Il maestro mi invitò a cena e io, imbarazzatissima, accettai, sentendomi alle stelle, perché tra tutte le allieve della palestra aveva scelto proprio me. Ma quella giornata campale non era ancora finita. All'uscita dal palazzetto, Flavio mi venne incontro spingendo la bicicletta che gli avevo regalato. Mi incamminai con noncuranza verso la fermata. Nemmeno il pensiero di tornare a casa riusciva più a rattristarmi. Ora lui mi pedalava di fianco, lentamente, e prima che lo congedassi per correre dietro all'autobus che avevo visto sbucare dal viale, mi disse «Ti chiamo». E io, che ero già salita, non ebbi neppure il tempo di rispondergli. Le porte si chiusero. Quel giorno avevo pure il biglietto. Non potevo chiedere di più. Il maestro, che noi chiamavamo Viet, venne a prendermi 3 sere dopo. Suonò il citofono e quando scesi lo vidi di fronte al portone, appoggiato alla sua auto, una Mercedes blu scura, tirata a lucido che ci si poteva specchiare meglio che a casa. Indossava un completo blu con la camicia bianca dal collo voluminoso e rigido e una cravatta di raso a righe oblique blu e oro. La sua massiccia muscolatura, che ero abituata a vedere in palestra satinata da un velo di sudore, che col tono olivastro del suo incarnato lo rendeva bronzeo, era insaccata in quell'abito d'autista che lo faceva sembrare impacciato, quasi irriconoscibile. Ebbi un attimo di smarrimento, in cui non fui più sicuro di quello che stavo facendo. Sollevai la testa verso l'alto. Elga era alla finestra e mi salutò con la mano. I miei appuntamenti galanti per lei erano fonte di una speranza illimitata. Chissà mai che almeno una figlia non fosse riuscita a piazzarla bene. La Scalogna doveva pure avere una fine, non poteva essere un maledetto pozzo senza fondo. Anch'io avevo scelto gli abiti con cura per la serata.
pantaloni Benetton verde acqua e maglietta Postal Market, con le maniche a sbuffo dello stesso colore. A parer mio eravamo comunque una coppia singolare, per non dire stravagante, perché anche con la migliore volontà non c'entravamo niente l'una con l'altro. Non so se anche lui se ne rese conto, ma in ogni caso non lo diede a vedere. Il Viet mi aprì la portiera, si mise al volante e imboccammo la provinciale. Il ristorante che aveva scelto si trovava a Milano e lungo la strada cercammo qualche argomento di conversazione, che però era difficile da trovare. Io più che altro ridevo, per qualsiasi cosa, per sbloccare la serata. Volevo che smettessimo di essere così mosci e diventassimo una coppia affiatata. La mia risata era come un colpo di acceleratore e lui mi guardava strano, come se mi stesse facendo un collaudo. Accennò qualcosa della sua infanzia in Vietnam, dei collegi militareschi che aveva frequentato e dei durissimi allenamenti quotidiani. Era stato allontanato dalla sua famiglia sin da bambino. Parlava in un italiano stentato, a frasi smozzicate, e mi venne subito il sospetto che volesse fare colpo su di me, con quei racconti di privazioni e tormenti che aveva dovuto subire, ma che l'avevano forgiato. Le poche cose che colsi mi diedero l'idea di un regime autoritario, dove non c'era alcun margine di libertà personale. Io avevo solo una vaga idea di dove fosse il Vietnam sulla cartina, ma mi sembrò un luogo alieno. Non è che se mi mettevo col Viet avrei dovuto seguirlo e adeguarmi a quella vita da schiava? Proprio io, che ero terrorizzata da qualsiasi forma di autorità, sarei finita ai comandi di un uomo forte, che avrebbe deciso per me del mio futuro. «Che postaccio questo Vietnam», gli dissi ridendo, più che altro per nervosismo. «Non ci vorrei andare neanche morta». Mi guardò con l'aria severa. «Ora capisco perché sei scappato. Avrei fatto lo stesso il posto tuo», continuai. Il Viet rimase concentrato sulla guida. Fino al ristorante non dicemmo altro. Durante la cena la situazione migliorò, almeno parzialmente. Ordinammo anche un po' di sake, che io mi bevvi in un batter d'occhio, il che non fece che aumentare la frequenza dei miei attacchi di risa. Non riuscivo proprio a stare seria con quei bastoncini in mano, con i quali cercavo di agguantare qualche boccone, senza successo. Sulla strada del ritorno il maestro cominciò a fissarmi intensamente, ogni volta che glielo consentiva la guida. Io ero insonnolita e scarica. Avevo esaurito tutte le mie riserve a furia di ridere e sinceramente non vedevo l'ora di essere nel mio letto. E mentre stavo aprendo la portiera, mi cinse la nuca con le sue mani d'acciaio, dirigendo la mia bocca sulla sua. Sottraendomi alla sua presa, svelta saltai giù dall'auto. Che lui pretendesse di baciarmi solo perché mi aveva offerto la cena era veramente troppo. Ma con chi si credeva di avere a che fare? Chi baciare o non baciare dipendeva unicamente da me. E di solito quelli che ritenevano ovvio che ci sarei stata solo perché avevano fatti cascamorti con i loro ridicoli sguardi e penosi tentativi ricevevano un bel due di picche con annesso vaffanculo. E infatti la fine della serata conteneva la mia decisione irrevocabile di non accettare altri appuntamenti dal Viet. Mi dispiaceva soltanto perché presagivo che avrei lasciato le arti marziali. Attiravo l'attenzione degli uomini, anche per come mi comportavo, ma io agivo in questo modo perché volevo essere libera. E invece mi prendevano per una ragazza facile, una che è sempre disponibile. Se non ci stavo al primo colpo, non venivo considerata per un legame più serio. Cosa voleva da me quell'uomo che si comportava in modo così untuoso, se non portarmi a letto con lui? Per tutta la sera non avevo fatto altro che confrontare l'imbarazzante serata trascorsa con lui, tra frasi vuote e risa forzate, con quelle che avevo passato con Flavio. Avrei potuto ingelosire Flavio, raccontandogli che ero uscita col maestro. Ecco l'unico aspetto positivo della faccenda. Helga mi aspettava affacciata alla stessa finestra da cui mi aveva salutato all'inizio della serata. Era strabiliante quanto tempo riuscisse a trascorrere a fissare la provinciale, che rappresentava il nastro trasportatore che riconduceva a casa le sue figlie. Mi domandai in quale dimensione temporale si trovasse mentre aspettava. Non nel presente, se nemmeno nel futuro, non ancora realizzato,
che costituiva l'agognato appagamento del ritorno. Quella dell'attesa era una trappola. Io ne sapevo qualcosa. Per quante sere avevo aspettato Flavio con il cuore in gola, sospesa in una dimensione estranea alla vita, in cui non ero certa di nulla. Se esisteva l'inferno, era sicuramente di chi attendeva. Le raccontai subito della serata, omisi l'approccio finale del Viet e puntai sull'incompatibilità delle nostre vite. «Non si può mai sapere», tentò di consolarsi lei, ma in definitiva ammise che avevo ragione. Le differenze culturali tra me e il Viet erano un ostacolo. Anche lei, sposandosi con Antonio, aveva dovuto cambiare stile di vita e lasciare il suo paese, la Germania. La cosa peggiore, mi disse, era che in Italia non c'era nessuno della sua famiglia con cui confidarsi e a cui chiedere appoggio e comprensione. Non avevo mai considerato la sua condizione da questo punto di vista. Helga era stata estirpata come una pianta dalla sua terra e ripiantata in quel paesino di provincia. Nei pressi abitava soltanto un'altra tedesca, Frau Costantino, che a detta di Helga era altezzosa e superficiale. Organizzava nel suo appartamento delle riunioni mensili, in cui raggruppava le tedesche della Brianza e di Monza, una mezza dozzina in tutto. Ma non era certo quello il luogo adatto per andare a parlare della tossicodipendenza delle sue figlie, oppure delle liti con Antonio. Due giorni dopo uscii con Flavio. Era una giornata di quelle che non si dimenticano. Il sole è talmente fulgido da lasciare traccia di se stesso nei nostri sensi, come la scia di una cometa. E Flavio ed io, in giro in bici, cantavamo a squarciagola le canzoni di Sanremo, passando sotto al cavalcavia di Viale Zara. Felici lo eravamo davvero, senza far nulla se non goderci il bel tempo. Dai giorni piovosi, grigi e tristi in cui ci eravamo lasciati, senza avere più nulla da dirci neanche per mettere fine alla nostra storia, sembrava passata una vita. Flavio aveva smesso di bucarsi, era ingrassato e aveva i capelli lunghi e ricci. Ora lavorava presso un magazzino ad Arese. Il lavoro glielo aveva trovato suo padre. Era pagato bene e c'erano anche possibilità di carriera. Avevano intenzione di inserirlo in un ufficio e di farlo crescere professionalmente. Cosa potevo desiderare di più? E il bello era anche come mi sentivo io, nuova e indistruttibile. Non ero mai stata così bene come con lui, con nessuno. Era l'amore della mia vita, senza ombra di dubbio. Questa volta non mi sarei lasciata trascinare dai miei sentimenti fino a soffocarlo. Avrei cercato di preservare la freschezza della nostra storia. Tra un panino, un bicchiere di vino e tanta felicità, avevamo trascorso il pomeriggio e verso sera entrammo nel parco. Le giornate erano lunghe, la luce si faceva dorata. Dopo gli ardori del sole, i prati esalavano un profumo intenso, l'erba era fresca e umida, ed è lì che ci adagiammo, in cima alla collina. Era un luogo frequentato da coppie e guardoni, ma in quel momento non c'era nessuno. I guardoni però non si facevano certo scovare, ma noi avevamo la testa per altro. La loro eventuale presenza non era tra le nostre preoccupazioni. Cominciammo subito a baciarci. Quanto tempo era passato dall'ultima volta? Mi veniva quasi da piangere, tanta era l'emozione. Cercai di trasformare in passione il desiderio che avevo provato nei suoi confronti. Per me il sesso era puro piacere mentale. Aveva a che fare con la libertà e l'assenza dei limiti del corpo, la possibilità di contaminarmi con l'altra persona, di assorbirne l'essenza. Era una questione di sentirsi immensi e di avere l'accesso a una dimensione di piacere vicina alla felicità assoluta. Presto finimmo avvinghiati e mezzi nudi. Facemmo l'amore in modo istintivo. Anche Flavio era coinvolto in qualche cosa di diverso e io mi sentivo cresciuta. Sapevo di essere bella, di avere questo potere e intendevo farlo valere. Ci separammo prima che scendesse il buio. Il guardone, se c'era, avrebbe avuto parecchio materiale a sua disposizione per elaborare le sue fantasie, ma anche per pensare a che cos'era l'amore.
riprendemmo le biciclette in preda a uno stordimento eccitato. Era venuto il momento di separarci. Ci scambiammo un bacio e io gli dissi spavalda: «Mi è piaciuto fare l'amore con te oggi». «Sì, anche a me», rispose. «Ma non so quando lo rifaremo, né se lo rifaremo». «Non importa», riuscì a balbettare, mentre un incendio divampava al mio interno. Inforcai la bici e me ne andai. Lo sdegno e l'orgoglio ferito avevano trasformato il mio busto in un macigno di lava bruciante. Le lacrime mi rigavano le guance. L'odio mi risaliva attraverso l'esofago e mi rigidiva le mascelle, tanto da farmele gemere. Giurai che me l'avrebbe pagata. Mi sarei vendicata della sua cattiveria. Flavio non avrebbe mai più avuto il mio amore. L'avrei fatto soffrire ad ogni occasione. Lo odiavo. E avrei continuato a odiarlo per sempre, senza possibilità di ritorno. Avevo sentito qualche cosa andare a pezzi dentro di me. Lui aveva osato distruggere definitivamente la mia fiducia nell'esistenza dell'amore. Dovevo solo aspettare per mettere in atto la mia vendetta. Arrivai in cortile e legai la Graziella al rastrello portabici. L'ultima fetta di sole stava sparendo dietro il garage. Era come l'ultimo brandello di un'illusoria armonia infantile che tramontava per non risorgere più. Ero stata veramente una bambocciona che ancora non aveva imparato che è dannoso mostrare i propri sentimenti se non si vuole rischiare di coprirsi di ridicolo. Anche Antonio mi aveva sempre preso in giro a questo proposito, dandomi della donnicciola patetica, e quella di stasera non era che una conferma. Provavo una specie di soddisfazione malvagia per avere finalmente compreso a fondo questo punto. Non avrei più esternato i miei sentimenti a un essere di genere maschile. Il veleno mi irrorava le vene. Mio padre mi venne incontro in corridoio. Ormai ero alta quasi quanto lui. Mi salutò e mi chiese come stavo. «Benissimo», gli risposi. Ero appena rientrata e quella sera avrei fatto i compiti. D'ora in avanti non gli avrei mai risposto qualche cosa di diverso, se non quello che si aspettava. Del resto anche lui per me restava un mistero. Ad eccezione di quando l'avevo visto piangere per Anna, non sapevo nient'altro di quello che sentiva. Mi sembrava un fantoccio, una specie di burattino vittima della vita, sempre impegnato a combattere una battaglia immaginaria che si svolgeva al suo interno, ma lui perdeva sempre. Perché quello che c'era dentro di lui, il suo avversario, lo faceva costantemente arrabbiare e si alleava con le circostanze della vita di tutti i giorni. Mi faceva rabbia la sua impotenza. Non aveva potuto né saputo aiutare Anna. Non aiutava Claudia, che doveva sbrigarsela da sola. Non avrebbe aiutato me. Per questo non voleva sapere veramente come stavo. Era una posizione piuttosto comoda la sua. Lo superai e mi diressi in cucina, dove c'era Helga. Con lei il discorso era diverso. Sentivo il dovere di tutelarla dalla sofferenza. Non potevo contare sul suo appoggio perché era troppo attanagliata dalla situazione di Anna per poter sopportare altri carichi. Mi sedetti al tavolo simulando una falsa allegria. Io ero gratificata dal farla stare allegra, ma a volte ero incazzata nera. Mi esplodeva una rabbia all'interno per i motivi più futili, che era come un fiume di bile nera schiumosa che si alimentava attraverso la consapevolezza che non c'era soluzione. Bisognava solo buttarla giù, reprimerla, perché non aveva un interlocutore, qualcuno o qualche cosa contro cui sfogarsi. Rimaneva fine a se stessa. Comunque per quella sera voleva lasciarmi stare. E sebbene la percepissi, rimase acquattata al mio interno, come una gatta nera pronta a spiccare un balzo. Verso le 10:30 andai a letto. Helga era già sotto le coperte e leggeva alla luce dell'abat-jour. La lettura serale costituiva il premio per aver portato a termine un'altra giornata. Anche se parlava l'italiano con un forte accento tedesco, divorava un libro dietro l'altro e molto spesso, confondendo narrativa e realtà, discuteva del comportamento di alcuni personaggi, criticandoli aspramente, specie se femminili, come se facessero parte delle sue amicizie personali. Io non avevo voglia di leggere e non avevo neppure voglia di pensare a Flavio, comportandomi come uno di quei patetici personaggi femminili tanto detestati da Helga. La sentii sbadigliare un paio di volte. Dopo qualche minuto spense la luce e io le chiesi: «Mamma, mi racconti della guerra?» «Che tempi orrendi», disse lei,
raccontami di quando hai visto i sopravvissuti dei campi di concentramento camminare per strada, quando è finita la guerra. Raramente Helga parlava della guerra, e i suoi resoconti erano stranamente privi di particolari. Raccontava di una lunga fila davanti al macellaio, che era durata tutta la notte, per accaparrarsi un osso e una cotenna di lardo per fare il brodo. Ma ci teneva a specificare, a parte pochi momenti critici, lei e la sua famiglia durante la guerra erano stati bene. Conducevano una vita retta e modesta, guidati da una mano salda in una direzione precisa. Invece una sera ci raccontò dei campi di concentramento che erano stati finalmente smantellati e dei sopravvissuti che vagavano nelle strade come morti viventi. E si era messa a piangere. Da quel momento in poi era quella la storia che volevamo sentire, ma lei non era disposta a raccontarla. Eppure era proprio quell'episodio che incarnava meglio il suo dolore e in qualche modo giustificava anche la nostra condizione disperata, la nostra interiorità straziata. Mi chiedevo se fosse possibile che io avessi ereditato questa disperazione, come il colore degli occhi di Antonio e le mani di mia nonna, sua madre. I racconti di Helga erano per me come un ritorno alle origini. Li ritenevo indispensabili per agguantare il bandolo della matassa, il momento da cui tutto aveva avuto inizio. Quella sera Helga fu piuttosto stringata. Si capiva che non aveva voglia di immergersi nel racconto più doloroso della sua esistenza. Non mancò di ricordarmi che Hitler aveva fatto anche delle buone scelte per la nazione e il popolo, come per esempio battere la criminalità, fare crescere la sicurezza e la solidità economica, sostenere la salute fisica della gioventù, ripristinare l'ordine e la disciplina, indicare una strada corretta da percorrere. Non mi spiegavo come un uomo potesse conciliare atrocità e assennatezza. Le buone azioni di Hitler potevano forse compensare quelle malvagie? Nella mente di Helga il discorso era questo, e io dovevo crederle. Era mia madre. A scuola del nazismo si trattava come del più grande orrore dell'umanità, ma lei l'aveva vissuto in prima persona. Nelle rare occasioni in cui ne avevamo discusso con gli amici, io esprimevo la mia opinione, ovvero ripetevo le parole di Helga, convinta di poter fornire un'esperienza di prima mano, suscitando perplessità nel migliore dei casi. Molto spesso, intorno alle mie parole, calava il silenzio. Anch'io mi sentivo una sopravvissuta, più che altro per i pensieri che mi riempivano la testa e quel gran numero di disavventure che mi capitavano nella vita. «Buonanotte. Adesso prego per Anna», disse Helga. Mi aveva confidato che ogni sera pregava per Anna. Non sapevo con chi uscisse, ma sicuramente non era gente molto a posto. Helga si era fatta dare qualche nome, ma aveva smesso di parlarmene. Ero ancora sveglia quando la sentii girare le chiavi nella serratura. Helga accese la luce. Anna entrò in camera e chiese una borsa per metterci dentro alcuni vestiti. Disse che al bar aveva conosciuto un camionista. Le aveva proposto di scappare con lui in Olanda, nascosta dentro a una delle auto del suo carico. Aveva deciso di tentare la fuga. Voleva lasciare Monza. Non poteva più restare. Helga si fidò e l'aiutò a preparare la borsa. Era una sacca piccola, dove ci stavano soltanto pochi vestiti. Anna abbracciò Helga e mi salutò. Disse che ci saremmo sentite presto. Si chiuse la porta alle spalle e se ne andò. Io e la mamma andammo alla finestra della cucina a vedere. Il camion era parcheggiato davanti a casa, al lato opposto della provinciale. Anna uscì dal portone e entrò nell'abitacolo. Andandosene, l'autista che la portava via fece due lunghi colpi di clacson. La prima cartolina dall'Olanda arrivò dopo circa 20 giorni, proprio quando venimmo a sapere che Claudia aspettava un bambino. Lei e Renato non avevano nemmeno un soldo, ma Claudia aveva vinto un concorso alle poste. Ora andava a lavorare tutte le mattine e anche Renato lavorava, come giardiniere, addetto al verde pubblico nel parco di Monza. Anna la cartolina l'aveva inserita in una busta. C'erano due fotografie. Nella prima un campo di tulipani e sullo sfondo un mulino a vento, dalle pale gigantesche. La seconda era una foto di Anna e del suo nuovo fidanzato.
il camionista che l'aveva fatta scappare dall'Italia e lasciare di stucco tutta la gentaglia che frequentava in quell'ultimo periodo. Era un ragazzo biondo dai lineamenti minuti. Si chiamava Nico. Elga guardava e riguardava quella foto, se la rigirava tra le mani. Diceva che era successo un miracolo. Cominciò a parlare di andare in Olanda. Avrebbe potuto approfittarne per fermarsi in Germania. Erano più di 20 anni ormai che non tornava a casa sua. Che poi una casa, a dire il vero, non ce l'aveva nemmeno più. Da quando si era sposata con Antonio, quel maggio del 1956, dopo un anno a Mannheim, si erano trasferiti a Milano. Elga non aveva più messo piede nel suo paese natale. Ora l'urgenza di assicurarsi che Anna stesse bene cambiava la sua prospettiva, rendendo questo viaggio verso nord irrinunciabile. Anche l'estate che stava arrivando ci rendeva più allegri e io avevo ripreso a frequentare Flavio. Non c'era voluto molto a scoprire che non aveva chiuso con l'eroina, ma come diceva lui, la gestiva. E il consumo, pur non essendo quotidiano, imprimeva un ritmo di fondo alle nostre esistenze. Molto, se non tutto, dipendeva da questo fattore. Come avremmo trascorso la giornata? Quali sarebbero state le parole che avremmo scambiato? Come avremmo fatto l'amore? Eravamo due creature forgiate sul consumo, anche se si faceva solo Flavio. Ne ero consapevole, ma mi piaceva pensare di avere delle alternative. Infatti mi ero tenuta un margine di libertà per frequentare alcuni compagni di scuola con cui ero andata a vedere il concerto di Vasco Rossi e avevo conosciuto una ragazza che stava con un amico di Flavio. Si chiamava Valeria, aveva 3 anni più di me. La domenica lavoravo in una pasticceria, a Lissone, servendo cioccolate e cappuccine ai miei coetanei, che conducevano una vita ben diversa dalla mia. Ma io ero contenta di essere quella che ero. Nonostante ciò, la mia quotidianità era subordinata a quella di Flavio. Era sulla sua persona che si basava il mio equilibrio. Ora potevamo definirci una vera coppia, non come l'anno prima. Spesso ci incontravamo con altri amici in un dopolavoro, il Clar dell'Enel, dove si radunavano molti ragazzi di Monza, la frangia più alternativa della gioventù di provincia. Studenti, lavoratori, disoccupati. Alcuni fumavano solo l'hashish, altri erano consumatori occasionali di eroina, che in men che non si dica, si trasformavano in consumatori abituali e sparivano verso giri più proficui per loro interessi. Flavio faceva parte di quest'ultima tipologia, anche se non voleva ammetterlo. I giorni in cui era pulito erano solo una pausa tra un buco e l'altro. Ormai non mi informava più su quello che faceva. Anzi, spesso quando era a caccia di roba, inventava qualche scusa più o meno credibile per allontanarsi. Ma per me il suo stato era chiaro come il sole. Io non avevo voglia di preoccuparmene, erano affari suoi. Avevo solo voglia di divertirmi. Nelle mie vene, come un flusso sotterraneo, scorreva la sete di vendetta che gli avevo giurato e accantonato solo apparentemente. Anch'io a volte gli mentivo e durante la gita scolastica mi ero fatta una storiella con un compagno di quinta che ora era innamorato perso e gironzolava intorno alla mia aula sperando di invitarmi a casa sua. Io un pomeriggio c'ero andata e mi sentivo assolutamente ridicola, appollaiata sugli sgabelli all'americana della sua cucina Febal, mentre timidamente cercava di concretizzare un approccio per appoggiare le sue labbra sulle mie. Con tutto quello che avevo passato avrei potuto essere sua nonna. La mia nuova amica Valeria stava vivendo la mia stessa identica situazione, perché anche il suo ragazzo era eroinomane. Anche lei reagiva esattamente come me, creando dei diversivi. Spesso il sabato sera lasciavamo i nostri compagni ottenebrati sopra il divano e noi ce ne andavamo a Milano a ballare. Tornavamo a casa soltanto la mattina seguente, con in tasca almeno 3 o 4 numeri di telefono di ragazzi che avremmo potuto contattare per imbastire una storia d'amore e rimpiazzare quei buchi neri dei nostri fidanzati. Ma poi non finiva così. Le cose andavano diversamente. Perché Flavio era tutta la mia famiglia. A settembre i suoi genitori si sarebbero trasferiti definitivamente ad Asti, la città di origine della mamma di Flavio, lasciandoci la casa a patto che avremmo pagato l'affitto. Era un bel cambio di vita quello,
Ma i due illusi non si erano accorti che in quei mesi Flavio aveva ricominciato a darci dentro. Erano convinti che si fosse finalmente disintossicato e che il merito di tutto fosse mio, l'angelica presenza che gli stava di fianco, che di angelico col tempo non aveva più niente. Forse sopravviveva solo l'aspetto. Flavio mi voleva bene e io in nome di questo bene avrei sacrificato qualsiasi cosa. Non avevo mai smesso di amarlo. Questo amore era un sentimento omnicomprensivo, che al suo interno conteneva anche l'odio, l'amicizia e la fratellanza, e il disgusto che si nutre inevitabilmente per chi ti sta vicino. Molti dei nuovi amici che frequentavamo prima o poi cominciavano a bucarsi. Tra di loro c'erano persone di tutti i tipi, da ex compagni di liceo, ora universitari, a impiegati bancari in giacca e cravatta, con l'ultimo modello della Golf GT, che entro un anno veniva barattata per coprire qualche debito di droga. C'erano ragazze borghesi tra le amiche di Flavio, che da ricche e fascinose si erano trasformate in esseri senza forma e senza contenuto. Insomma, intorno a noi tutti si facevano, quasi tutti quelli che frequentava Flavio, che però, dalla sua, aveva me. Verso la fine di luglio mi chiese se volevamo andare a fare un giro in moto. Robertino, un suo amico, che lavorava come impiegato in un'agenzia di un'assicurazione e abitava di fronte a casa sua, gliel'aveva prestata per quel giorno. Era una buona idea per spezzare la routine della nostra quotidianità. Oltretutto, senza soldi e con le vacanze alle porte, non avevamo grandi prospettive di viaggi. Per consolarmi a volte, pensavo che rispetto ai miei coetanei ero comunque molto avanti. Per me la vita era una gara a chi fosse più emancipato e io ero una tra le migliori. Certo non in tutti i campi eccellevo. Oltre l'aspetto angelico, oltre il mio carattere allegro e scanzonato, oltre quella scorza che mi ero costruita su un guscio inconsistente, sentivo tutta l'angoscia dell'irrisolto e l'unico modo che avevo di nascondermi era esagerare. Il mio comportamento eccessivo mi consentiva di occultare tutto quello che mi sembrava mostruoso. Non capivo se Flavio si approfittasse di questa mia debolezza, ma certamente anche se gli equilibri tra di noi erano cambiati, continuava a restare dominante nei miei confronti. Quello che avevo imparato era che in ogni caso sarei sopravvissuta anche senza di lui. Questi erano i miei pensieri mentre eravamo in viaggio lungo uno stradone e io non sapevo se essere felice oppure no. Ma poi il sole, il vento caldo che mi turbinava intorno, la corporeità di Flavio al quale mi sentivo stretta e questo senso di avventura che caratterizzava la nostra vita, tutto questo aveva finito per conquistarmi, più che il ragionamento e le constatazioni deprimenti a cui giungevo quando mi fermavo a riflettere. Sarebbe successo quel che sarebbe successo. Flavio mi aveva informato che comunque quell'estate saremmo andati in vacanza. Il nostro giro si concluse di lì a poco, davanti a un capannone lungo più di 100 metri, recintato da un muro di pannelli prefabbricati, in una zona periferica di non so quale paese, un luogo isolato senza nessuna apparente attrattiva. La maggior parte degli edifici adiacenti erano abbandonati, come anche quello che intravedevo oltre il recinto. E infatti la strada che costeggiava questo complesso industriale ormai dismesso era deserta, ad eccezione di qualche isolato furgone che oltrepassava velocemente la nostra moto parcheggiata. Appena slacciai il casco, ormai a motore spento, mi raggiunse il latrato isterico di alcuni cani. Non avevo la minima idea di cosa ci facessimo in quel posto, ma Flavio me lo spiegò prima di suonare all'unico citofono posizionato alla sinistra del cancello di ferro grigio. «Siamo venuti a comprare un po' di roba», mi disse. «Non tantissima, solo un po'. La rivendiamo e ci facciamo i soldi per quest'estate». Cambiare aria non poteva che farci bene. Magari anche Flavio avrebbe smesso di farsi, lasciandosi distrarre da qualcos'altro. Tutti questi pensieri mi attraversarono la mente, mentre sotto un sole abbagliante aspettavamo che la persona che ci aveva risposto venisse ad aprire. Non c'era nemmeno un filo d'ombra. Era l'ora di pranzo. Anche le piccole piante cresciute tra le crepe dell'asfalto erano rinsecchite e al primo colpo di vento si sarebbero sbriciolate, proprio come le nostre esistenze, se qualcosa fosse andato storto. Ma quando ero con Flavio persisteva in me una sensazione di incolumità, come un potenziamento della mia sicurezza personale. In definitiva, che cos'era l'amore se non un potenziamento?
Quasi subito un tizio che poteva avere l'età di Flavio ci aprì il cancello. La prima cosa che notai fu che non sembrava un tossico, almeno non all'apparenza. Anche lui ci studiò con attenzione, ma non fece domande su chi eravamo o cosa ci facessimo lì. Evidentemente la nostra visita era attesa. Lo seguimmo all'interno del capannone, parlando della strada e della difficoltà che avevamo trovato a raggiungere il posto. «Nessun problema», disse Flavio, «siamo qui». Allora passammo a parlare del caldo e delle vacanze. Non era la tipica situazione da tossici. Mi sentii quasi rassicurata dalla presenza di questo ragazzo, che non sapevo come inquadrare. Non era né un fattone né un delinquente. Se proprio avessi dovuto classificarlo dall'aspetto, capelli alle spalle scuri e mossi, non trascurati, costituzione robusta, occhiali lozza alla vista, faccia gioviale e accento meridionale, avrebbe potuto passare per un tecnico manutentore, una persona che si occupava di fare funzionare le macchine di un'industria. Ecco, era questa l'impressione che mi faceva. Infatti, all'interno del capannone, c'erano alcuni impianti che non riconoscevo. Cose vecchie, mi sembrava, lasciate lì da un bel pezzo. Lo seguimmo fino a un lungo tavolo di formica, verde chiaro, in parte adibito a scrivania. C'erano vari oggetti sopra il ripiano, un telefono rosso, un'agenda e parecchi fogli ammonticchiati, riviste e pezzi di carta di giornali. E giunti lì, Ennio, era questo il suo nome, finalmente nominò l'eroina, chiamandola Merce. Chiese a Flavio se l'aveva già assaggiata. Poi si rivolse a me, gli disse che io non mi facevo. Lui non commentò. Flavio gli spiegò che voleva comprare 20 grammi e vedere come andava. Quello gli rispose, andrà bene, la roba è buona, è tagliata giusta, non come quella che si trova in piazza. Ma non era un chiacchierone, disse soltanto, poi mi fai sapere. Da un cassetto sotto il ripiano del tavolo tirò fuori una busta piena di polvere bianca. Era almeno il doppio di una confezione di zucchero da un chilo. Era di una grandezza spropositata, tenendo conto che conteneva eroina. Io e Flavio ci mostrammo indifferenti. In effetti a me veniva facile raccontarmi che a queste cose ormai c'ero abituata e che erano normali. Per superare certe difficoltà era questa la tecnica che avevo acquisito. L'indifferenza. Far finta che non c'era niente di strano. Ennio tirò fuori il bilancino da un ripiano sotto al tavolo e una bustina trasparente di plastica pesante. Chiese a Flavio se voleva farsi un assaggio e gli preparò una riga grassottella. Flavio estrasse una banconota da 5.000 lire e dopo averla arrotolata tirò. Ennio la offrì anche a me, ma io ripetei che non mi interessava. Ci confezionò un pacchetto non troppo voluminoso e lo sigillò con un bel giro di scotch da pacchi. Flavio estrasse dalle tasche un rotolino di soldi. Ennio li prese senza nemmeno contarli. Mi sfiorò appena il pensiero che questa facilità di scambio nascondeva una reale pericolosità in tutto quello che stavamo facendo. «Grazie ragazzi, ci vediamo», disse, dopo averci accompagnato al cancello. Ero in una specie di film. La mia percezione della realtà appariva come sdoppiata. Da un lato c'ero io, nel mio corpo. Dall'altro facevo parte di una scena che non mi riguardava. Era una cosa che stava vivendo qualcun altro. E io ero il Padre Eterno che vegliava dall'alto e annuiva in segno di comprensione, in segno di rassicurazione che tutto sarebbe andato bene anche stavolta. Prima di partire, Flavio mi passò il pacchetto appena comprato e mi disse di nasconderlo nelle mutande. Il pensiero mi disgustava, ma mi sentii quasi onorata di aver ricevuto questo incarico. Durante tutto il tragitto continuai a sperare che non sarebbe successo niente, e infatti arrivammo a casa senza contrattempi. Mi estrassi la busta dalle mutande. «Sei tosta?» mi disse, e io gli chiesi perché. «Come perché?» Se ci avessero fermato, l'eroina ce l'avevi addosso tu, non io. L'ho fatta portare a te perché sei minorenne e non avrebbero potuto farti niente. Partimmo per la Val d'Aosta il 30 di luglio, con un amico di Flavio che aveva 2 anni più di me. Cercava una compagnia con cui trascorrere le vacanze e si era aggregato all'ultimo momento. Luca era alto e sottile, con i capelli scuri tagliati da punk, la maglietta piena di spille e i jeans neri strappati.
arriviamo ad Ayas in tarda mattinata. Era un paesino contornato dalle cime aguzze delle montagne, movimentato dal via vai delle comitive in partenza per le passeggiate. Nel bar della piazza, coppie di anziani bevevano il caffè, sfogliando il giornale. Bambini riempivano il parco giochi schiamazzando. Lasciamo l'auto al parcheggio e con gli zaini in spalla risalimo un ripido sentiero che si inerpicava verso la vetta sopra Crest. Attraversammo un bosco di abeti e raggiungemmo una radura, dove decidemmo di piantare la tenda per la notte. Più tardi scendemmo in paese per comprare qualcosa da mangiare. In meno di mezza giornata ci eravamo lasciati alle spalle l'afa e il grigiore della città, lo stress di quegli ultimi giorni in cui Flavio stava raccimolando i soldi per il nostro viaggio. Risalimmo per prepararci la cena e quando fummo circondati dal buio assoluto della notte, ci chiudemmo in tenda, infilandoci sino la testa nel sacco a pelo, perché era sceso un gran freddo. Luca aveva il potere di creare intorno a sé un'atmosfera preziosa e le poche parole che scambiamo prima di addormentarci costruirono intorno a me l'architettura di un universo potenziale completamente nuovo. Esplorandolo, il mio pensiero si perse piacevolmente. C'erano ancora tante emozioni che avrei potuto sperimentare. Uscii dalla tenda per vedere il sole che scollinava dalla cima delle montagne. Era il 31 luglio, il giorno in cui compivo 17 anni. Mi accucciai su una pietra, vicino ai resti del fuoco della sera precedente. Sotto i miei piedi l'erba scrocchiava per la brina della notte. L'aria era rarefatta e così i miei pensieri, che restavano in uno stato di sospensione momentanea. Luca aprì la zip della tenda e in mutande e maglietta, a piedi scalzi, si sedette accanto a me. Accese una sigaretta e me la passò. La presi dalle sue mani e me la portai alle labbra. Feci un tiro profondo. Mentre espiravo un lungo alito di vapore e fumo, pensai che mi stavo innamorando di lui. Nuvole di polvere. L'estate. Un podcast ideato, scritto e prodotto da Dear Sam.